La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 17 novembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Iniziamo con il Messaggero, il governo Monti giura ora di corsa, sottotitolo Napolitano, dall'Europa già segnali di fiducia del Vaticano, bella squadra. Occhiello ai ministri al Quirinale, Berlusconi, siamo in buone mani, Bersani, una svolta, Casini, nulla sarà come prima. L'esecutivo vede il presidente del Consiglio Mario Monti, anche ministro dell'Economia ad interim. La bussola del Quirinale per i partiti del paese, poi il grazie a Gianni Letta, uomo delle istituzioni. Più in basso, passerà più lavoro e sviluppo, Severino una donna alla giustizia, al manager un super ministero, Castricalà sottosegretario alla presidenza. Taglio basso, le misure pensioni, pronto il piano, sistema contributivo per tutti, la borsa gira in positivo ma lo spread resta alto. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, Monti al lavoro, ora di corsa, nessun politico, donne però nei posti chiave, Napolitano dall'Europa, segni di fiducia. A Passera il super ministero per lo sviluppo e le infrastrutture, Fornero al welfare, Profumo all'istruzione, Riccardi all'integrazione. Intanto al centro vediamo la foto in cui il neo premier Mario Monti riceve la campanella del Consiglio dei Ministri dall'uscente premier Silvio Berlusconi. Retroscena, lavoro e pensioni, la sfida chiave per Super Mario, decisivi i ruoli di Fornero, Giarda e Passera. Il caso due giuramenti in differita di Paolo e Terzi all'estero, Ornaghi nomina twittata mentre tiene lezione. Analisi ministri, l'asse Torino-Milano nel nuovo esecutivo, 9 sono del nord, solo 2 del sud. E ora proseguiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, nei guai e senza casa i 120 soci proprietari finiti sotto inchiesta, il day after del sequestro del villaggio Punta Grossa. Infine taglio basso a destra, Puglia, l'assessore Minervini, treni tagliati al sud, ora il nuovo governo ascolti le regioni. Passiamo alla Gazzetta di Lecce, rischiano la casa e tante tasse, i 120 soci indagati, ancora in corso le notifiche della finanza. Il day after del maxi sequestro disposto dalla Procura della Repubblica, ma l'imprenditore Fernando Iaconisi minimizza. Vedrete, qui ogni cosa è stata fatta nel rispetto delle regole. Università La Forgia, abbiamo superato la crisi, poi taglio centrale, uccise lei, nostro fratello. Il giallo di Taurisano, la rabbia della famiglia del fabbro dopo la decisione di rifare il processo all'infermeria. Delusi dalla Cassazione, ma convinti che sarà fatta giustizia. Sulla destra, veglia e rapina in banca, un video incastra i presunti autori, questa infatti la scena decisiva in foto. Trasporti, treni tagliati, il caso sul tavolo del nuovo governo. Notte di furti, ladri scatenati a Martano e Melendugno, Lecce ruba in officina un'auto storica ma viene bloccato. Concludiamo infine con il nuovo quotidiano di Puglia, Università, il peggio è passato, il via l'anno accademico, il rettore, bilancio sano ma troppi tagli e sacrifici per le famiglie. Dottore dell'Ateneo Salentino, il segretario di Papa Wojtyła, qui in foto vediamo il rettore che consegna la laurea ad onore ma al cardinale Diwisch. Sulla destra la rilevazione del centrodestra, guerra dei sondaggi, dati di Perrone, vincente con tutti. Sulla sinistra l'intervista al ministro uscente, Fitto, Benemonti, elezioni dannose anche per il sud, Freddo Vendola, nuovo governo in forte continuità con il passato. Beni sequestrati e Filograna, debito con il fisco, sotto chiave 300.000 euro degli eredi, Cavallino, riconosciuti nei filmati due rapinatori della banca, Porto Cesareo, il costruttore di Punta Grossa, ecco le carte, tutto regolare. Il calcio, Corvia sfida il suo passato, Roma ti voglio battere. La scure dei trasporti, treni soppressi, si allarga la rivolta, domani a Lecce la mobilitazione, Trenitalia più Eurostat, Milano. La protesta se ne discuterà anche in Consiglio regionale, tutto pronto per la manifestazione organizzata dai sindacati presso la stazione ferroviaria Salentina. E ora entriamo nelle pagine interne di Quotidiano, parcheggi per tutti e si lavora al piano, Natale in settimana. Traffico per definire la viabilità del periodo. Ex Enel, manca ancora l'accordo per la cessione alla SGM.
La voce dei commercianti, pagodina in Piazza Mazzini, sarà festa anche qui. Le grandi manovre per le comunali, centrodestra, Perrone prendi tutto, è già guerra dei sondaggi, a Palazzo spunta un'immagine fatta in casa. Alleanza per Lecce, tenete fuori il mio nome, non sono in lizza, il coordinatore sottolinea invece la grave sacca di astensionismo. Futuro e Libertà, Paolo Pellegrino, verso un allargamento della coalizione ad altre forze che si riconoscono nei nostri programmi. Il terzo polo incontrerà Io Sud e APL, saremo determinati. Centrosinistra, il 22 gennaio le primarie per il nome del candidato, la decisa data è stata effettuata dal tavolo della coalizione. Abusi in riva al mare, 1000 turisti al giorno sono le cifre a scagionarci, il costruttore respinge le accuse, qui tutto in regola. Ma in Trenta rescissero i contratti e rinunciarono. La sentenza del Consiglio di Stato creò una spaccatura, restarono in 120. Si valuta ora un ricorso al riesame, i difensori studiano le contromosse. Le opinioni, l'ambientalista, opportuno fermare quelle opere, l'assessore, megavillaggi, veri nemici del paesaggio. La città che cambia, il parco di Alvaro Siza pronti a nascere nelle cave. I lavori partiranno la prossima settimana, previste anche due caffetterie. L'allarme del Sunia, aumentano gli sfratti, 495 solo nel 2010. Parte l'appello per l'istituzione di un tavolo di concertazione tra il comune e i sindacati. Montoni Frank è tornato a casa, addio al paese, sempre nell'Eurospin appena inaugurato, in tre armati di mazze ferrate col volto coperto di passamontagna, sotto l'occhio delle telecamere, si sono introdotti ma sono scappati con pochi spiccioli. Casarano scoperto la società. E ora un breve spazio a Doctor, l'inserto universitario di Quotidiano, si parte nel nome di Diwish, inaugurato a Lecce l'anno accademico con la laurea honoris causa al segretario di Wojtyła. Ed infine concludiamo con lo sport, Corvia, sogno un gol all'Olimpico, giocare nel mio stadio mi darà forti stimoli, dichiara l'attaccante giallorosso che, come recita Lottiello, è a caccia del primo centro stagionale, cerco di non pensarci ma spero arrivi presto. Daniele ha giocato in Champions con la maglia della Magica, qui lo vediamo in una foto quando giocava appunto nelle primaverili della Roma. Formazione Piatti il vice quadrato, in difesa Tomovic a sinistra, il centrocampista colombiano rientrerà solo oggi dopo il tour con la Nazionale. Una finestra verso gli avversari, il posticipo serale, la Roma perde Burdisso, tocca al difensore Heinz. E anche oggi la nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24. La rassegna stampa è stata offerta da...